Bella a tutti ragazzi da Virco, bentornati su Gameplay Channel e su Staxel. Allora amici, proseguiamo col Moscone qua che ormai si è impossessato di casa mia. Uè Olivia, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Proseguiamo nella nostra serie con Staxel, che okay, il mangime ce l'ha, la nostra Olivietta. Allora, che cosa volevo fare quest'oggi? Intanto do una controllatina qua, fatemi guardare un attimo le vacche se magari vanno munte, ma non credo. No, non ha milk, non ha milk. Ok, via. Allora, che cosa volevo fare quest'oggi? Quest'oggi volevo un attimino sistemare qua e delimitare un po' la zona, diciamo, della nostra farm, farla, diciamo, un po' fatta meglio. Quindi ho ordinato praticamente un po' di fence, che appunto ci potranno tornare utili, e volevo a questo punto ordinare anche un po' di semi, praticamente, che questi ovviamente ci servono, perché dobbiamo, insomma, aumentare un po' il tutto. Quindi, tomato, sì. Oh, eccolo qua. Dovrebbe essere questo, la bookshelf. Ok. Sì, non starà benissimo, diciamo, nel capanno attrezzi, però ragazzi, c'ho solo questo, quindi ci prendiamo questo qua. Perfetto. Allora, abbiamo tutto quello che ci serve. Quindi andiamoci a prendere tutta la nostra roba. Per cui, allora, intanto nel capanno... Ah, devo prendermi anche poi, tra l'altro, è vero, un po' di lampade insomma, per illuminare anche il capanno attrezzi. Io magari questo me lo metterei appunto qua, di modo che qua ci vado praticamente a mettere tutti i semi. No, questo è chicken food, non c'entra nulla. Ok, questi sono semi, questi sono tutti semi. E vi faccio vedere un po' appunto quello che vorrei fare quest'oggi. Andremo praticamente a farci il frutteto e andremo appunto anche a seminare tutto quello che manca. Qua sono tutte le cose da frutta. Ok, perfetto, così almeno qua abbiamo tutto. Ottimo. Allora, innanzitutto ho bisogno della mia zappetta perché vorrei praticamente fare uguale tutta questa parte qua. Ok, e qua ci lasciamo, perfetto, così è venuto preciso, preciso, ci lasciamo praticamente lo spazio appunto per entrare. Sento che fa casino quando gli cammino sopra, per cui non vorrei che gli succeda qualcosa. Spero di no, ragazzi. Qua non so se devo bagnare. No, in realtà avevo già bagnato, perfetto. Ok, qua ci siamo fatti il nostro bel recintino che appunto delimita, diciamo, tutta la zona dedicata al raccolto. Poi, che cosa volevo fare? Allora, devo prendermi ovviamente l'accetta. Che è questa, dammi lascia, perfetto. Voglio tirar giù praticamente questa pianta, questo albero. Ok, questo è un po' un casino da tirar giù. Si impiega decisamente di più. Vai, vai, tiramolo giù tutto. Ok, tirato giù tutto. Ci ha dato il mondo di legna, ragazzi. Tutta questa legna ovviamente ci verrà utilissima poi per costruire altre cose. Adesso non so bene i semi, penso io debba sempre zappare naturalmente. Quindi anche qua al frutteto, francamente, mi farei un po' la stessa cosa. Quindi vorrei poi andare a recintare. Però sono un po' a corto di soldi e non vorrei, francamente, di nuovo andare a rubare. E diciamo come ho fatto fino adesso praticamente, ma vorrei cercare di guadagnarmeli, diciamo onestamente, se così si può dire. Quindi iniziamo a prendere i nostri semi, vediamo se basta, cioè se è sufficiente che io no, non ha abbastanza spazio, quindi devo dargli più spazio per crescere. Infatti avevo già fatte un po' separate le zone qua perché immaginavo avesse bisogno di più spazio. Non so quanto spazio gli occorre in realtà. Proviamo ad esempio a piantare un ciliegio. Ha bisogno di più spazio, ok. Beh, adesso me lo farai seminare, spero. Oh, ecco come c'è. Oh, figo. Ah, ci recinta già lui la faccenda qua. No, bellissima sta cosa, ragazzi. Allora, intanto innaffiamo. Innaffio anche intorno, ragazzi, perché non so poi all'effettivo quanto spazio gli serve. Quindi gli serve un bello spazietto da 4, praticamente. E qua abbiamo fatto il nostro bel frutteto. Mamma mia, bello grosso. E qua devo assolutamente stare attento a non far morire gli alberi perché... costano anche un bel po' i semi, ovviamente. Anche perché poi gli alberi, immagino, li pianteremo una volta e poi andranno avanti a crescere, insomma, all'infinito. Per cui i frutti poi ce li ridarà, penso, man mano che andiamo avanti. Allora, quindi intanto inizio a vedere questi se sono maturati. Oh, alleluia, che almeno questi sono maturi. La nostra lattughina, ragazzi, è pronta.
così potremmo andare avanti e seminare qualcos'altro. Tra l'altro qua ho anche quella d'oro che penso ci frutterà un bel po'. Allora, qua apriamo e ci pigliamo un po' di soldi, ottimo. E qua andiamo a mettere la nostra lattughina 594. Buono, per quella d'oro quanto mi dai? La miseria, 500 praticamente per una, sostanzialmente. Che figata. Ok, ti vendo anche i funghi, va. Che tanto non me ne faccio nulla. Beh, buono così, dai. Guadagniamo una bella cifretta. Direi che va assolutamente più che bene. Allora, qua ci sono i nostri semi di patate che ovviamente dovremmo andare a bagnare. Ma non è che mi sono marciti, questi? Io li avevo bagnati, stavolta li ho bagnati. Se non ho capito male dal messaggio, ragazzi, questi semi non mi crescono, penso, durante l'estate. Uè, gallina. A posto? Tutto bene? Sì, sono contenti. Hanno finito il mangime, ma mi hanno fatto anche un bell'ovettino. Ovettino. Ok, quindi vi do il mangime che siete state brave, gallinelle. Mi avete fatto anche un altro uovo, perfetto. Voi continuate ovviamente a scagazzare come non mai. Devo provare per curiosità la cacca se posso venderla, perché questa è una mia enorme curiosità. Dammi un po' di latte intanto, anche te. Dammi un bel po' di latte. Perfetto, allora qua l'acqua ce l'avete, però vi manca il mangime. Io il mangime, quello delle vacche, ce l'ho, sì. Quindi mangiate. Ok, era con l'altro tasto, perfetto. L'acqua in realtà, appunto, non so se la usano o non la usano, perché è sempre 4 su 4. Ok, qualche difficoltà, chiamatemi un esorcista per la vacca, cortesemente. Vabbè. Va bene, va bene. Allora, bagniamo assolutamente i nostri alberelli. Va bene, dai, proviamo a seminarli. Gallina, gallina, non è il tuo posto, questo, non te lo volevo dire, ma non è il tuo posto. Questo no. Ah, devo mettere anche i portoni, è vero. Allora, iniziamo a mettere le strawberry. Mettiamo questi e mettiamo questi e questi. Ok, quindi vediamo se... zappetta, che qua manca un pezzo. Perfetto, gallina, te ne vai fuori dalle balle che sei sopra i miei semi, scusa, eh. Ok, allora iniziamo di qua a fare una fila di questi. Come cavolo me li stai mettendo? Porcaccia di quella, non ho capito come li sistema. Il sistema è un po' a cacchio, sinceramente. Allora, perché li volevo mettere sfruttando più spazio possibile, che così sono messi un po' veramente a cavolo. Ah, scusa, eh. Allora, gallina, ti levi dalle palle? Madonna mia, veramente, mo gli tiro una accettata sulle gengive. Allora, se ti metto qua... Sì, non va bene, me li semina sempre così un po' a cacchio, non so per quale motivo. Vanno bene anche così. Ok, allora, bagniamo il tutto, ovviamente. Prima che sennò qua mi marciscano, già fa una fatica. Ecco, mo gallina non esci più di qua, io t'avviso. Andiamo a farci un giretto magari al supermarket e vediamo un po' che cosa hanno di interessante. Le patate le pagavano un casino, sinceramente, quindi io magari le patate me ne prenderei un bel po', perché se posso le riseminerei, sinceramente. Ok. Poi cosa abbiamo qua? Allora, qua vabbè, le piante così. Vorrei prendermi anche una stazione di cucina dove iniziare appunto a cucinare qualcosa, tipo la boiling station. Perché poi ci possiamo fare anche appunto delle ricette. E a questo punto ne approfitto con la sua stazione di crafting del tipo per andare a farmi un po' di lumber. Volendo poi lastre di legno, ragazzi, le possiamo anche rivendere. Non necessariamente ci servono per craftare. Vai. Inizia a segare il tutto e ok. Allora, potremmo anche produrre magari qualcosa. Allora, quindi io in teoria nel crafting dovrei avere, credo, questa qua nuova che mi ha dato, l'Empty True, ok. Wrench Window, che l'avevo già imparato. Rug Wooden Fence, ok. Pickets, Lumber, ok. Seed Sign. Lumber, Finn Lumber e la colla. Allora, questo lo possiamo già craftare, ragazzi. Devo solo comprarmi la colla che ce l'ha qua. Eccola qua. Quindi ci compriamo la colla. Per cui devo fare questi. Devo fare i Fine Lumber. Quindi questi intanto me li prendo. Mi prendo anche questi. Allora, per cui andiamo a mettere a questo punto i Lumber, questi qua. No, non questi. Allora, questi. Ok, e facciamo un po' di assi fini, praticamente.
Perfetto, quanti ne servono? Sì, tu vai avanti a fare le cose. Allora, abbiamo detto per fare il segnale. Prende, faccio il cartello per indicare che ci sono, c'è un campo seminato, insomma. Ci serve l'assembler, ok. Lumberfield, penso che me ne serva uno, uno e uno e uno. Ok, quindi credo che questi già siano sufficienti. Ridammi anche i lumber, perfetto. Quindi uno te lo metto qua. Ok, poi mi dai la colla. Se ti levi dalle balle, tu da davanti, grazie. Molto gentile. E qua andiamo a mettergli invece questi qua. Perfetto. E lui mi dà, esatto, vedete, il segnale praticamente dei semi. Ah, mi dice cosa c'è. Ah, perché è da questo lato. Ah, è un portasemi praticamente. Cioè, metto qua tutti i semi. In realtà solo una confezione, vedete. Ah, perché io volendo li posso lasciare qua i semi, così non sto lì a portarmeli appresso praticamente. Vabbè, io ho fatto in realtà quello, diciamo, il coso dentro, quindi non è che mi servano a un granché. Per cui, vabbè, dai, li posso rivendere, tanto questi li ho fatti io. Per cui, seminate uova in giro. Due uova oggi? Che mi è successo, ragazze? Mi state a preoccupare, sinceramente. Ok, mangimi ne avete. Allora, vediamo ancora di mungere queste vacche qua. Tu sei sempre qua, eh? Sì, eh? Porcaccia, poi questa si è glitchata qua malissimo. Vabbè, datemi latte, va. Te stai lì, divertiti, quando poi riuscirai a uscire mi farai un fischio. Allora, subito bagnare ovviamente tutto. Sì, non credo serva bagnare effettivamente tutto, penso basti bagnare solo quello centrale, ma come detto non mi fido. Francamente non è che mi fidi molto. Allora, qua è tutto bagnato, qui adesso vi faccio vedere. Intanto mi acchiappo i miei soldi, che ovviamente ok, gracias. E vi faccio vedere che praticamente se noi adesso andiamo dal tipo del falegname, insomma, dal negozio building, del building store, praticamente avremo appunto tutto il nostro legno belle che pronto. E quindi lui, diciamo, lui è andato avanti a lavorarmi il legno anche mentre io facevo dell'altro, quindi una cosa davvero molto molto comoda. Eccoci qua, vedete? Abbiamo 36 lumber e c'era rimasto giusto questo pezzo di legno, perché insieme ci vedono due pezzi di legno per ogni lumber, credo, se non ricordo male. Ok, allora qua è la zona per bollire, quindi lì c'è un cassettino per cui la metterei qua. In teoria l'acqua la dovrei mettere qua. In teoria. E credo che vada messa appunto col. No, non mi devi dare questa, ok. Ma. Ah, ok, così si mette l'acqua. Ma in realtà era vuota. E adesso è piena? Ok, mi sfugge qualcosa, signori. Mi sta sfuggendo qualcosa. No, non la devo poggiare qua. Ma era vuota, come ha fatto a riempirmela con l'acqua qua? Non ne ho la più pallida idea. Ah, me la sono bevuta. Ok, mi sono bevuto dell'acqua. Ah, vedete, perché la metto dentro, lui mi dà dell'acqua praticamente. Ah, cioè io la metto vuota e lui mi dà dell'acqua dalla pentola. Ok, ci sto capendo poco, ragazzi, giuro che ci sto a capire poco. Uova, perfetto. Come le metto dentro? What? Ah, così accendo. E lui mi dà le uova bollite? Uova bollite? Che figata! Ah, cioè poggio qua gli ingredienti e lui qua me li dà finiti, praticamente. Ah, ok, quindi funziona un po' come la stazione di taglio del legno, diciamo. Io qua metto gli ingredienti crudi e lui mi dà, appunto, vedete, le uova bollite con tanto di portauovo. No, vabbè, che spettacolo. E se gli metto tipo l'uovo così? No, ovviamente non mi dà nulla. E abbiamo praticamente tre uova bollite che noi ovviamente possiamo rivendere. Cioè, possiamo rivendere praticamente, ragazzi, qualsiasi cosa e ce le pagano, vedete, molto di più. Comunque sì, di più, parecchio di più rispetto alle uova normali. Tipo col latte, mi fai far qualcosa col latte? Cioè se io ti metto qua il latte? No, ovviamente non mi fa fare nulla, solo col latte giustamente. Che ricetta è? Latte e basta.
Dovrei avere della frutta magari per fare lo yogurt, credo, probabilmente sì. Comunque, vabbè, per adesso il latte lo vendo, ragazzi, tanto non è che mi occorre per fare nulla. Questi Lamber, sinceramente, me li posso anche vendere. Quanto ci danno? Vabbè che ci danno anche poco, allora me li tengo, va. Che ci possono servire per costruire dell'altro, che tanto sicuramente andremo a costruire anche qualcosa d'altro. Li metto magari qua insieme. Ok, vale lì a mettere tutti insieme. Perfetto, perfetto. Va bene, ragazzi. Allora, qua ho tra l'altro dei semi. Ma questi li posso seminare io? Scusa un attimo. Curiosità, non mi ricordo neanche più che semi sono. Sì? Non so se siano semi di erba o cosa. All'effettivo. Me li aveva dati qualcosa, forse delle piante. Cioè degli alberi. Non, sinceramente non mi ricordo. Cos'è che c'è? Non riesco a capire che segno sia questo qua. Cosa mi ha dato? Ah no, di lattuga. Ah, sono semi di lattuga questi qua in realtà. Cioè, mi cresce la lattughina da questi semi? Seriamente? Eh sì. Ah, ok. Allora te la pianto un po' di lattuga. O sono. Ah no, mi sa che questi sono semi vari. Ah, ok. Allora seminiamo tutto, ragazzi. Questi sono praticamente semi vari. Allora io semino tutto, già che ci sto. Non so poi cosa crescerà. Non mi ricordo neanche sinceramente dove che li avevo presi, ve lo dico proprio in tutta onestà, non me lo ricordo minimamente. Quindi andiamo a metterli così, andiamo a metterli così. Cosa? Vai. Ok, così almeno li ho seminati tutti e vedremo poi a sto punto cosa cosa verrà fuori da ste cose, tanto come abbiamo visto nel gioco possiamo vendere tutto, anche la cacca, per cui ragazzi non mi faccio minimamente problemi, qualsiasi cosa cresce va benissimo, tanto io comunque me la rivendo. Va bene ragazzi, allora dai, io direi che posso concludere qua questo nuovo gameplay dedicato a Staxel, mi raccomando, forza con i like, condividete, commentate e ovviamente iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Detto questo io vi saluto e noi ci becchiamo al prossimo gameplay, ciao belli!